Allora, questa è un Mercedes 220 CDI, quindi motore diesel, e ha un suono, un sound assolutamente non bello, un sound che non mi piace. Seguite il video e vedete cosa abbiamo fatto per cercare di migliorarlo. Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Come dicevo, oggi abbiamo una Mercedes 220 Shooting Brake, CLA Shooting Brake, con il motore turbo diesel da 190 cavalli. Il cliente sostanzialmente ci ha chiesto di fare due interventi, uno sulla ottimizzazione della coppia potenza e uno sul discorso del sound, perché ovviamente, come spesso ho spiegato, i motori diesel hanno un sound assolutamente insignificante, quindi intervenire a livello di sostituzione di parti dello scarico non ha nessun effetto, ha sostanzialmente due effetti negativi. Uno, che si ottiene un risultato cosiddetto da trattore, il timbro del diesel è un timbro basso e quindi non si otterrà mai un risultato come intervenendo su un motore benzina. Se andate a rivedere uno dei video che abbiamo fatto recentemente, l'Audi SQ8 con tutta la linea di scarico Super Sprint, un sound veramente spettacolare. Due, il fatto di intervenire su parti dello scarico su un motore diesel è controproducente anche a livello meccanico e a livello di prestazioni, perché si sposta la coppia dal basso verso l'alto. Quindi, detto questo, iniziamo dalla parte motore, poi parliamo del discorso dello scarico. Quindi il motore, per incrementare i valori di coppia e potenza, come abbiamo fatto già tante volte, le alternative sono o la centralina Selectron se la macchina è ancora in garanzia, oppure interveniamo direttamente via seriale, quindi scarichiamo i dati della centralina principale e li sovrascriviamo con un file dedicato a questo tipo di motore. Allora, adesso accendiamo la macchina con il sound originale, perché possiamo anche spegnerlo volendo. Questo è il sound originale. Adesso l'applicazione mi dà rosso, vuol dire che il Max Faust è spento. Lo attiviamo e già si sente il sound, che è completamente cambiato. In più, questa autovettura è fornita del selettore Select Drive, che fa Normal, Sport, Eco, e volendo, senza toccare l'applicazione, andando a cambiare, per esempio adesso siamo su Comfort e cambiamo tipo di sound, poi cliccando ancora andiamo su Sport e abbiamo un altro tipo di sound ancora. Poi, volendo, si può anche impostare su magari Eco che rimanga silenzioso, magari la macchina usa anche la moglie, gli dà fastidio sentire il sound, la lascia su Eco e il sound si autospegne senza dover sempre avere l'applicazione per forza sul telefonino. Da qui possiamo regolare ovviamente il volume, poi abbiamo ovviamente tutte le funzioni per il backfire, il dynamic RPM, il sound, si può regolare come un autoradio, i bassi, gli alti, i medi, in più abbiamo le accensioni. È molto fornita, diciamo, come app, diciamo, dei prodotti che ci sono in commercio è il migliore. Quindi io direi che anche per questa Mercedes e per questa puntata oggi è tutto. Per qualunque informazione contattateci in sede da lunedì a venerdì allo 02 73 83 175, consultate il sito www.9000giri.it, cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per darci una mano a farlo crescere sempre di più e soprattutto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! We'll be right back.